Rieccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi un lavoraccio, un lavoro peso. Allora, purtroppo io durante l'uscita invernale sulla neve ho avuto un problema sullo scarico delle grigie, che l'unico pezzo era esterno, perché purtroppo e per fortuna i due scarichi delle grigie, quello del lavandino di bagno e quello del lavandino in cucina, mi passano dentro al pavimento fino ad arrivare alla cisterna. L'unico pezzo che mi fa una curva stretta fuori è ghiacciato e si è rotto. C'avevo appunto quei tubi di guaina, appunto vecchi di una volta, c'erano 30 anni, sicché hanno durato anche abbastanza. Purtroppo non posso riaccordarmi a quello che mi si è rotto, perché mi si è rotto internamente al pavimento, sicché devo cambiare tratta. A questo punto rimetto a posto anche la piletta della doccia, che era messa male, mi versava, capirò per quale motivo. Sicuramente è rotta di sotto, l'hanno tutto siloconata, vi farò vedere insomma un troiaio che abbiamo fatto. Sicché cercherò con la nuova piletta, che sarà questa qui, la nuova piletta della doccia, questa qui, uscirò sotto al pavimento, ricollegherò con questo qui, dove diciamo arriverò poi con le grigie del lavandino del bagno e ripartirò per andare alla cisterna. Sicché al lavoro. Allora vi porto sotto e vi faccio vedere la situazione. Qui questo è il tubo delle grigie del lavandino della cucina. Purtroppo, come ben vedete, il tubo del lavandino del bagno, guardate lì, mi si è stroncato proprio in questo punto, vedete? Questo qui. E questi due tubi, il lavandino del bagno e il lavandino della cucina, passano lungo dentro il pavimento tutto fino a laggiù, fino a sotto il frigo, dove poi si dividono. Questo qui invece è lo scarico della doccia, che hanno fatto un porcaio, hanno fatto. Allora, questa è la situazione sonora. Sto levando pezzi di silicone, perché l'avevano tutto siliconato il tubo. Ma levavo ogni cosa, ripulivo tutto. Guardate quanto cazzo di silicone stavo messo in malloppo. Ed ecco qua, siamo riusciti a levare la piletta, vedete la scacchina del bagno? Siamo in bagno. Qui sotto con me c'è sempre anche l'aiutante. Vero Scoffi? Mi sta aiutando, guarda lavori, come vecchietti nei cantieri. Purtroppo questa è la condizione del piatto doccia, dove andava la piletta vecchia del piatto doccia. Qui è rotto, però questa qui, essendo un po' più larga, io allargherò un po' il foro con la tazza a taglio, ci infilerò questo e dopo dovrebbe tornare bene. Proviamo. Ecco qua, buco più largo, vediamo un pochino. Ci mettiamo un po' di silicone qui intorno, dove andrà a battere anche la guarnizione. Questa è la nuova pilottina dello scarico della doccia. Vabbè, c'è un po' da pulire, un bel casino ora. Ecco qua, questa montata. Ora mettiamo in raccordo per far arrivare lo scarico delle grigie del lavandino del bagno, e poi si riparte andando verso la cisterna delle grigie. Io allora a questo punto ho ripreso il tubo del lavandino facendo una nuova tratta. Questa è la parete del bagno, qui c'è il lavandino del bagno, ho ripreso il tubo del lavandino del bagno, ho forato qui, sono passato sotto e questo è il lavoro finito. Allora, questo è il tubo del lavandino del bagno che arriva, si congiunge a questo raccordo appunto a T, qui c'è la pilotta della doccia, qui scarica la doccia, qui scarica il lavandino, questo è lo scarico e poi porta alle grigie, alla cisterna delle grigie. Ho coventato tutti i tubi, ho usato dei tubi, c'è un pezzetto di a portata di mano, di guaina,
già, quelli che già c'erano sono durati 30 anni, sicché se me ne durano altri 30 mi fa più che bene. Ho riusato quelli perché avevo quelli a disposizione. L'unica cosa è questo tubo qui. Allora, questi sono di 20, questo l'ho usato di 25, quello che va poi allo scarico della cisterna. Oh via ragazzi, ci siamo riusciti. Qui c'è un macello di roba, è scoppiata una guerra qui. Cavi, di tutto. Seguite il canale e poi vi spiegherò il che è successo nel momento che facevo questi lavori. Maledetti camper, siamo sempre a lavorarci. Allora, lavoro è finito. Sono contento di aver cambiato appunto le tubazioni. Sicuramente spero di no, però forse alla fine cambierò anche lo scarico del lavandino e la cucina. Guarderemo più in là. Allora, il lavoro è durato molto di più di che pensavo, perché non trovavo le pendenze, non trovavo lo scarico giusto. È stato davvero un casino, un macello, sicché il lavoro è durato davvero tanto. Spero, penso, vedo così, penso di aver risolto, spero di aver risolto. Non so se vi è piaciuto, se vi può essere utile per un futuro lavoro del genere. Che dire ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale. A voi non vi costa nulla, per me è una soddisfazione e nulla. Vi saluto e ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, ci vediamo alla prossima. Ciao belli!